Ciao, siamo di nuovo operativi al 100%, a breve saranno online i nostri siti movimento5stelletoscana.it e toscana5stelle.it. Appena saranno online potrete vedere anche la rendicontazione che prepareremo al più presto, dove dovete vedere tutte le spese e i rimborsi fatti. E nei prossimi mesi ci aspetta un lavoro grandissimo, solo alcuni temi di cui ci occuperemo. Io personalmente mi dovrò occupare dell'emergenza rifiuti, dei inceneritori, delle proposte delle buone pratiche, dell'emergenza dell'acqua potabile, sulla commissione di inchiesta della Monte dei Paschi, di greci societari con la Fondazione Monte dei Paschi, sul tema dell'energia, quindi sì ai piccoli impianti di produzione da fonti rinnovabili distribuiti sul territorio toscano contro i grandi impianti accentrati, l'emergenza dei nuovi piani dei porti che provocano anche dei problemi di dissesto idrogeologico e erosione sulle coste e l'annoso tema delle discariche dei siti di inquinamento regionali. Tutto quello per quanto riguarda appunto le indagini e l'analisi delle partecipate da parte della regione e quelle che sono le nomine sia appunto delle partecipate che della regione stessa. Ci saranno delle proposte per l'utilizzo di quegli strumenti per la democrazia diretta, come l'e-democracy e l'utilizzo massimo in questo ambito della rete. Sarò presente nella commissione Costa Toscana, dove la nostra massima attenzione sarà prestata per l'emergenza occupazionale sia delle località periferiche che appunto di quelle della costa. Rassi, Renzi, Rossi non ci soddisfa, questo è evidentemente ancora più chiaro quando si parla di sanità. Non ci piace la capacità che questo governo ha di manipolare tutte le informazioni sia rispetto alla sanità sia rispetto allo stato sociale. Non ci piace il modo con cui gestisce l'edilizia pubblica e popolare. Non ci piace il modo in cui governano. Noi siamo qui per stare con il fiato sul collo di questi politici, noi siamo qui per fare una politica sobria sia rispetto al fenomeno della sanità sia rispetto al fenomeno dell'immigrazione. Ci teniamo tantissimo a dire che il problema non è il modello toscano, ma è il modello europeo. Ci teniamo a dire che i problemi dell'immigrazione vanno risolti nelle sedi da dove gli emigrati provengono. Ci teniamo a dire che noi ci siamo, ci saremo e verificheremo continuamente quello che questa regione sta portando avanti. C'è un grande tema che andrà analizzato profonditamente per i prossimi mesi e forse anche più a lungo, la nuova legge sul turismo. Parliamo di una legge che è stata lavorata nel 1995, è entrata in operatività nel 2000 e fino a questo momento ha gestito il turismo in Toscana, che è una delle nostre principali risorse. È tutto da rifare. Questa sarà la nostra principale attività della Commissione. Però il turismo si deve sviluppare anche in un territorio che sia sano e che sia fruibile dai turisti. Lo sviluppo economico per noi è importante, la piccola e media impresa è importante, i beni ambientali e culturali per noi sono importanti. Dobbiamo innanzitutto andare ad attingere alle risorse che l'Europa ci mette a disposizione ed è per questo motivo che faremo particolare attenzione ai fondi europei e alla ricerca dei fondi europei, agli aeroporti, in primis l'aeroporto di Peretola, che nessun toscano vuole o molto pochi, soltanto quelli che ne hanno degli interessi economici al riguardo. Noi ci batteremo con i cittadini e i comitati perché questo nuovo aeroporto non venga costruito. Il sistema aeroportuale toscano, compresi l'aeroporto dell'Elba e l'aeroporto di Alcugnano a Siena, costituiscano un vero sistema senza spreco. Noi, come sempre, andremo avanti con il reddito di cittadinanza e cercheremo di proporlo anche in Regione Toscana. Come già è stato presentato in Friuli, noi da quel modello ci ispireremo. Riduzione dell'indennità dei politici. Ecco, un altro caposaldo 5 Stelle. Noi vogliamo ridurre, anzi eliminare, l'indennità di funzione e che tutti i politici si adeguino al nostro modo di operare con gli scontrini, con i rimborsi a forfè devono finire. Altri due temi di cui mi sono interessato, anche se non fanno parte della mia commissione, sono il trasporto pubblico locale, insieme a Giacomo, una devastazione che sta avvenendo da 5 anni a questa parte con atti d'imperio, il servizio viene garantito, ma la gente che ci lavora è veramente in situazione drammatica. Discariche, sempre in collaborazione con Giacomo, la discarica di Montignoso, una discarica a cielo aperto, una discarica dove ci sono dei versamenti tossici e dove ci sono dell'inquinamento delle falde acquifere. Un saluto a tutti e a presto.